Il giorno prima dell'inaugurazione della Biblioteca Ambrosiana, Federico Borromeo diceva che giace nel centro di Milano un tesoro fino ad ora nascosto e alludeva appunto a quella costruzione che aveva iniziato raccogliendo nella zona più antica di Milano, nel centro che era il Foro Romano, ma prima ancora era stato un sito di insediamenti della civiltà di Colasecca, un posto in cui raccogliere la sapienza di tutto il mondo. In questo luogo si sono concentrati, grazie alle raccolte di Federico Borromeo, dei pezzi di storia importantissimi. Parlare dell'Ambrosiana significa parlare di circa 1 milione di libri a stampa. Abbiamo poi migliaia di cinquecentine, una collezione di incunaboli tra le più importanti d'Italia, ma anche i manoscritti latini, greci, arabi, siriaci, ebraici, etiopici. E alcuni di questi manoscritti sono dei capolavori assoluti. Pensiamo ad esempio alle opere di Virgilio in latino, che furono di Francesco Petrarca, quindi ampiamente postillate da lui. Questo manoscritto rappresenta uno degli oggetti più preziosi che abbiamo in Ambrosiana. Fu scritto all'inizio del 300, nel 1326 fu rubato al Petrarca, nel 1338 fu ritrovato e per festeggiare in qualche modo il ritrovamento, Petrarca chiese a Simone Martini di realizzare questa pagina iniziale con questa miniatura che rappresenta Virgilio mentre compone le sue opere con accanto Enea, il commentatore Servio e scene delle Georgiche e delle Bucoliche. Mi risulta un po' difficile pensare all'Ambrosiana per me solo come un luogo di lavoro e non soltanto perché con altri colleghi ho la fortuna di avere un piccolo appartamento dove vivo, nello stesso stabile dell'Ambrosiana, ma perché è un luogo che traspira da tutti i muri, da tutti gli scaffali, lo spirito, il pensiero del fondatore Federico Borromeo, che voleva appunto un luogo vivo, un luogo dedicato al dialogo, alla cultura, alla ricerca appassionata della verità. E dunque anche per un dottore dell'Ambrosiana, innanzitutto possiamo dire che l'essere qui è proprio parte integrante della propria vocazione. Tenere questo luogo aperto, vivo, favorire lo studio di quanti vengono qui a fare ricerche, ma anche tracciare piste nuove di ricerca, creare relazioni, continuare ad aprire questo luogo a livello internazionale, agli studiosi, ma anche alle persone di Milano che qui hanno il diritto di venire e trovare appunto un nutrimento per la loro anima, ecco, tutto questo non è solo un lavoro. Mi sembra sia veramente un modo bello e interessante anche di proporsi come prete. Una delle esperienze più belle e anche gratificanti che si fanno in Ambrosiana è quella che è collegata alla visita delle persone che vengono qua. Arrivano spesso stanchi, magari da una giornata di lavoro, oppure senza sapere cosa troveranno, o preoccupati per altre cose. E quando li accompagni a vedere la pinacoteca, a vedere anche qualche capolavoro della biblioteca, ti rendi conto che l'intuizione di Federico Borromeo è ancora oggi la più bella, la più valida. Perché Federico voleva che le persone che entravano qui fossero stimolate non solo nella ricerca della verità, quindi nell'utilizzo della ragione, dell'intelligenza, ma anche che attraverso la pinacoteca e le opere d'arte facessero un'esperienza di bellezza che li spingeva a guardare in modo diverso la realtà stessa in cui vivono. Infatti Federico volle che la gran parte dei quadri non fosse solo di soggetto religioso, ma anche naturalistico, anche di ripresa dell'attività dell'uomo. E quando alla fine
della visita o da quando si arriva nella grande sala di lettura seicentesca, vedi persone con gli occhi sgranati o vedi bambini che rimangono senza parole e anche adulti a volte davanti alla bellezza di quello che vedono, ecco, ti rendi conto che quello che Federico voleva si è ancora una volta realizzato. E le persone vanno via di qui non con i problemi risolti, ma con uno sguardo nuovo che gli permette di riconoscere in mezzo alla fatica della giornata e alla fatica della vita comunque una bellezza a cui sono chiamati.